Temptation Island, Selvaggia vs. Desiree, parla Francesco. Selvaggia contro Desiree di Temptation Island, la dichiarazione di Francesco Chioffalo. Nonostante Temptation Island sia finito ormai da quasi un mese, pare davvero che i suoi protagonisti non abbiano la minima intenzione di far perdere le tracce. E tra questi chi ha continuato a tenere banco sono stati i due ex piccioncini Francesco Chioffalo e Selvaggia Roma. Difatti la coppietta, poche settimane dopo la fine del reality show prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, ha deciso di separarsi. Finita qua? Nemmeno per idea, perché da quel momento è scattata una furiosa polemica su social tra Selvaggia e Desiree Maldera, rea di averci provato con il suo fidanzato. E proprio a tal proposito, come segnalato dal blog Il Vicolo dell'Enefs.it, ha voluto dire la sua anche Francesco, pubblicando dei video sul famoso social network Instagram. Difatti, il personal trainer ha dichiarato di non voler prendere le parti di nessuno, e che la verità verrà svelata, finalmente, a uomini e donne. Difatti, come molti telespettatori sapranno bene, nelle prime puntate del famoso dating show ci saranno i vari confronti tra i protagonisti del programma più piccante della stagione estiva. Motivo per cui il ragazzo ha chiesto ai suoi numerosi fan di pazientare ancora qualche giorno. Temptation Island, Francesco Chioffalo rompe il silenzio su Selvaggia Roma e Desiree Maldera. Ma non è finita qua, perché, come riportato dal blog Il Vicolo dell'Enefs.it, la polemica social tra Selvaggia Roma e Desiree Maldera sta continuando senza esclusioni di colpi. Difatti, la giovane ex fidanzata di Francesco Chioffalo ha appena sbottato su Instagram, asserendo senza tanti mezzi termini: cosa non si fa per ottenere un po' di pubblicità e... E la reazione di Desiree non si è fatta attendere. Difatti la giovane ex tentatrice di Temptation Island 2017 ha voluto mettere un like ironico a quel commento. Come reagirà Selvaggia? In pratica, nonostante il reality show condotto da Filippo Bisciglia sia ormai finito da quasi un mese, i suoi protagonisti hanno continuato a dare spettacolo su social. E chissà se riserverà qualche sorpresa l'attesissimo confronto tra Selvaggia, Francesco e Desiree a uomini e donne. Intanto pare non sia l'unica coppia ad avere problemi. Difatti, molti fan della trasmissione hanno notato in queste ore che Veronica e Antonio non si stanno seguendo più su Instagram. Ovviamente, nemmeno a dirlo, molti fan dei due piccioncini si sono preoccupati, chiedendo immediatamente delle spiegazioni. Al momento la coppia ha preferito non rispondere a nessuna domanda, ma questo indizio non ha fatto certo presagire niente di buono. Ci saranno presto ulteriori dettagli? Non resta che attendere pochi giorni per saperne di più, grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne.